Ciao e bentornato su Anime Ricapita. Oggi proseguiremo con il riassunto dei capitoli dal 56 al 61, la conclusione della saga East Blue. Attenzione! Allerta spoiler! Mentre i Marine riparano l'albero di una delle loro navi, distrutto dalla ciurma di Ruffy, Eric riflette sul fatto che probabilmente i pirati conoscono l'ubicazione del nido dei draghi. Per questo impedisce a Hardy di contattare Nelson per aggiornarlo. Vuole infatti tenersi l'elisir di lunga vita. Nelson però riceve lo stesso la notizia e comprende che Eric vuole tradirlo. Per questo ordina che tutte le navi salpino in direzione dell'isola Warship. Nel frattempo la ciurma di Ruffy naviga senza meta finché Ryu improvvisamente non recupera parzialmente la memoria. Apis allora comunica ai pirati che la loro meta si trova a est. La Going Merry continua a navigare finché non raggiunge una superficie che riflette la sua immagine e la attraversa. I marine che da lontano li stanno inseguendo hanno l'impressione che la nave scompaia nel nulla. Nelson ordina di fermare l'inseguimento, mentre Eric decide di proseguire da solo a bordo di una scialuppa. Dopo aver attraversato la parete a specchio, i pirati proseguono la loro navigazione in mezzo a un mare in tempesta, fino a raggiungere un'isola disabitata. Una volta sbarcati, iniziano a perlustrarla e decidono di recarsi fino in cima alla montagna che sorge al centro per potersi guardare attorno. Giunti di fronte all'edificio che si trova sulla sommità, il pavimento crolla e tutti precipitano all'interno di una stanza in cui si trova un misterioso affresco. La marina raggiunge Warship, per questo Ruffy e Nami mostrano ai loro compagni Ryu e gli spiegano che hanno intenzione di accompagnarlo sull'isola perduta. Per trasportare Ryu fino al mare e poi a destinazione, i pirati iniziano a costruire una gigantesca zattera dotata di ruote. Poi Zoro e Usopp si occupano di spostare la Going Merry nel luogo in cui la zattera finirà in acqua, ma cominciano a essere inseguiti da numerose navi della marina. Altri marine invece risalgono la montagna e si preparano a catturare Ryu. Ruffy e Sanji sconfiggono i marine, così Eric, che accompagnava i soldati, decide di affrontare i due personalmente. Eric è in possesso del frutto del diavolo Gust Gust, che lo ha reso in grado di generare lame d'aria taglienti con le unghie. Per fortuna dei pirati la loro nave arriva nel punto prestabilito, così il gruppo in cima alla montagna si lancia con il mezzo di trasporto appena costruito. Nel momento in cui atterrano in acqua spezzano l'albero maestro della nave della marina, bloccando gli inseguitori e si dirigono verso l'isola perduta. All'interno del tempio la ciurma di Ruffy trova una misteriosa mappa dipinta sul soffitto. Da essa Nami deduce che l'isola perduta non è quella su cui si trovano, ma Warship. Lì, da qualche parte, si trova il nido dei draghi. Anche Ryu all'improvviso ricorda tutto e lo conferma ad Apis. A un tratto Zoro si accorge della presenza nelle vicinanze di Eric, così decide di affrontarlo per permettere ai suoi compagni di tornare alla Going Merry. Una volta fuggiti, però, i pirati vengono inseguiti da Eric, inseguito da Zoro. Zoro riesce a raggiungere Eric ma viene messo in difficoltà, ma Ruffy lo porta in salvo allungando il braccio. La nave esce dalla zona protetta dal miraggio e si dirige verso l'isola Warship, inseguita dalle navi della marina guidate da Hardy, su cui è tornato anche Eric. A peggiorare la situazione arrivano altre navi di fronte a loro che circondano la ciurma senza lasciarle vie di fuga. Nelson ordina di aprire il fuoco, mentre la ciurma di Ruffy si prepara ad andare all'arrembaggio. Le numerose navi della marina aprono il fuoco sulla Going Merry. Eric, intenzionato a impadronirsi delle ossa di Ryu, sale su una barca a remi ed entra nell'accerchiamento. Poiché Ruffy respinge le palle di cannone, Nelson ordina che sia utilizzata l'arma più potente a loro disposizione, un cannone gigantesco. Usopp però spara per primo, distruggendo il cannone prima che faccia fuoco. Ruffy, Zoro e Sanji partono al contrattacco. Salgono su una nave della marina, sconfiggono tutti i soldati e Zoro taglia le catene che chiudono l'accerchiamento. Prima che la Going Merry possa fuggire, Eric la raggiunge e sale sulla zattera che trasporta Ryu. Con la minaccia di uccidere Apis costringe Nami e Usopp a lasciare che si impadronisca della zattera e che si allontani trainandola. Invece di dirigersi verso Nelson, però, procede nella direzione opposta e fa del male ad Apis, provocando la reazione di Ryu che lo scaglia in acqua. Dopo essersi alzato, Ryu lancia un grido e si solleva in volo. Le cannonate della marina ricominciano e Ryu vola verso la nave su cui si trova Nelson, finché non cade in acqua per via delle ferite.
La ciurma di Luffy è preoccupata per le sorti di Ryu. Nelson ordina di lanciare un arpione verso Ryu, ma Luffy intercetta e lo rispedisce a Nelson. Prima che sia possibile effettuare un nuovo attacco, si scatena un breve terremoto e Ryu trova nuove forze per lanciare un richiamo. Centinaia di draghi appaiono all'orizzonte e si dirigono verso Warship, subito dopo Ryu muore in acqua. Luffy, furioso per la felicità di Nelson, attacca la sua nave e la distrugge con un calcio. Il resto della flotta va nel panico e alcune navi si scontrano tra loro, così Luffy, Zoro e Sanji riescono a tornare sulla Going Merry. All'improvviso un altro terremoto, molto più forte del precedente, provoca una bassa marea eccezionale che riporta in superficie il nido dei draghi. Le creature atterrano in questo luogo, dove moltissimi vecchi draghi sono morti prima di Ryu e dove si schiudono le loro uova. Apis comprende che Ryu è morto contento e accetta di tornare al suo villaggio. Nelson non crede ai suoi occhi quando vede quell'immensa quantità di ossa di drago utili per ottenere l'elisir dell'eterna giovinezza, ma viene ucciso da Eric. Luffy e i suoi compagni si accorgono così della sua presenza. Eric propone a Luffy di allearsi perché ci sono abbastanza Senin-Ryu affinché entrambi ottengano l'eterna giovinezza, ma Luffy rifiuta l'offerta. Per questo i due iniziano a combattere e in breve tempo Luffy scaglia Eric a grande distanza. I pirati si preparano a salpare e invitano Apis a unirsi a loro, ma Apis rifiuta preferendo rimanere a proteggere l'isola. Durante l'avvicinamento alla Reverse Mountain, Nami spiega ai suoi compagni quello che li attende. All'improvviso si scatena anche una tempesta, ma la Going Merry riesce lo stesso a infilarsi nel canale. All'improvviso Eric, che si era nascosto sulla nave, si mostra ai pirati, intenzionato a incassare la taglia sulla testa di Luffy. Nami però lo distrae e lo getta in mare. La ciurma raggiunge la vetta e inizia la discesa verso la rotta maggiore. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti al canale. Anime Recap, Ita.